il lavoro sia centrale in questo ragionamento e sia centrale nella vita di tutte le persone, perché attraverso il lavoro poi si è in grado di costruire quella esistenza libera e dignitosa di cui parla la nostra Costituzione. Da Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da tecnico del mondo del lavoro, non posso che guardare con grandissimo interesse a tutto quello che il vostro percorso e a quelle che saranno le riflessioni che farete in questo vostro momento congressuale. Anzi, mi permetto di chiedere al Presidente Cavallaro poi di portarmi anche in un futuro incontro che faremo al Ministero la sintesi di quelli che sono i vostri lavori congressuali. Io credo che come Paese abbiamo sicuramente in questo momento anche una grande sfida davanti, che è quella di attuare il nostro piano nazionale di ripresa e di resilienza e di far sì che tutte quelle riforme, quei percorsi che sono contenuti nel PNRR poi diventino qualcosa che rimane nel nostro Paese, perché vuol dire aver costruito delle infrastrutture efficienti, aver sistemato per quel che riguarda il mondo del lavoro anche quelle che sono annose questioni in ordine all'efficientamento dei processi, ma soprattutto anche all'efficacia dei processi stessi. Mi riferisco indubbiamente alle politiche attive per il lavoro, al fatto che oggi è necessario accompagnare al lavoro tante persone che in questo momento il lavoro non ce l'hanno, pur in una condizione in cui, stranamente invece, se valutiamo quelle che sono le indicazioni che ci vengono dai vari settori produttivi, ci sono tanti posti di lavoro disponibili e lavoratori che non si trovano. Allora, insieme alle politiche attive, oppure strettamente connesso al tema delle politiche attive, c'è quello della formazione dei lavoratori e soprattutto la formazione di lavoratori e lavoratrici che devono essere avviate a condizioni, a lavori che ci sono e non a lavori che non ci sono, oppure che vengono fatti e vengono pensati rispetto a logiche del passato.